Oggi è un tassello importante di questo progetto che stiamo promuovendo per una locale protezione civile organizzata. Grazie al coordinatore Leonardo La Lovara, al segretario Domenico Zuppardo e a tutti i volontari, devo dire che in questi mesi è stato fatto un lavoro straordinario. Una sede operativa che consentirà davvero un pronto intervento, soprattutto consentirà anche il coinvolgimento da parte di molti giovani che in questi giorni stanno continuando a iscriversi. È un elemento importante di civiltà, di impegno civico, e come amministrazione siamo fortemente interessati a promuoverlo. Lo facciamo oggi in occasione di un patto di amicizia già sottoscritto con la comunità di Imvorio, che sono ospiti in questi giorni e che partecipano ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. È un patto di amicizia proprio basato sulla solidarietà, sulla fratellanza e soprattutto sul scambio di esperienze in merito alla prevenzione ambientale e altro. Sicuramente è molto importante, ci fa piacere essere qui in questo momento, in un momento per voi importante sia dal punto di vista civile che religioso, per condividere questa esperienza, perché la comunità di Imvorio ha radici legate al vostro territorio, perché la prima immigrazione che è avvenuta dalla Sicilia verso Imvorio arriva proprio dal comune di Sicugliano. Questo ci fa molto piacere, ci fa piacere essere qui in questo momento, condividere l'inaugurazione di questa sede. Noi abbiamo la protezione civile da parecchi anni, con un gruppo molto attivo, il cui responsabile tra l'altro è stato ispettore regionale per parecchi anni, è proprio originario di Sicugliano, quindi proprio convivenza totale. La protezione civile regionale ringrazia l'amministrazione comunale di Siculiana per aver concesso questo locale per l'organizzazione di volontariato e per aver messo a disposizione sia i mezzi che attrezzature per quanto riguarda l'inserimento nella struttura regionale di protezione civile, perché dobbiamo capire che queste strutture non servono soltanto per quanto riguarda l'emergenza nel comune Siculiana, ma possono servire per quanto riguarda l'emergenza di tutta la regione siciliana, perché si fa squadra, si fa sistema tutti assieme per modo da poter affrontare tutti assieme le emergenze, perché da soli non si va nessuna parte, tutti assieme sicuramente si possono risolvere le emergenze.